degli sposi come ogni anno Telecupole presente. Buon appetito ragazzi, divertitevi e non disturbate le signore come tutte le sere. Mi raccomando. Ciao. Bravo. Detto ciò, mi rimetto in sintonia. Signor Presidente Beppe, signor Vicepresidente Mattia, buonasera, benvenuti. Loro sono le magliette gialle, loro sono dei ragazzi davvero ok, ma per scoprire di chi stiamo parlando ci paracadutiamo a Sanfre! Sbigottiti da questa novità, venite, venite. Buonasera amici di Sanfre, avete visto la tecnologia direttamente dal mondo, siamo arrivati a Sanfre. Siete moderni. Siamo avanti. Molto. Allora, signor Presidente, siamo qui per... Aspetta, ecco perché vedevo buio. Siamo qui per parlare di una edizione strepitosa che è la terza edizione della Sagra del Riso. Voi direte, il riso a Sanfre? Ebbene sì. È proprio vero, Sonia. Devo dire che la festa in realtà è la patronale che dura da tantissimi anni, però si cercava un prodotto tipico da portare e da fare nostro. Non tutti lo sanno, abbiamo le risaie nella piana tra Bra, Sanfre, Somma Riva Bosco, quindi a Sanfre ci sono le risaie e noi promuoviamo il riso di Sanfre. Io vi posso testimoniare che è un buonissimo riso, con Pino Miller abbiamo avuto l'occasione di inaugurare questa fiera che però, caro vicepresidente, non finisce qui, anzi siamo nel vivo dei preparativi perché finirà col botto, ma diccelo tu. Assolutamente sì, perché domani sera avremo il riso incontro il pesce, giovedì sera avremo il riso incontro il gran bollito misto piemontese, venerdì sera faremo un riso con una cena al contrario, mentre sabato sera faremo il gran fritto piemontese. E domenica concluderemo la festa con la classica polenta e saltisa in piazza. E lascio dire al Presidente il finale perché ci tiene proprio tanto. Perché dopo tantissimi anni che cosa torna a Sanfre? I fuochi d'artificio! Applauso dei compaesani! Per terminare alla grande in maniera scoppiettante, a che ora succederà tutto ciò presto? Alla sera, verso le 10:30-11, chiudiamo proprio con il botto, come si dice. Però volevo anche ricordare che domani sera, dopo appunto la cena, dopo tutti questi appuntamenti gastronomici interessanti che facciamo, domani sera ci sarà l'orchestra Ibraida, quindi venite tutti a ballare, a sentire questa orchestra bravissima. E poi ogni sera ci sarà comunque un intrattenimento musicale, o spettacolo, quindi per tutti i gusti, non soltanto la buona gastronomia, ma anche l'intrattenimento di alto livello. Assolutamente sì, perché giovedì sera avremo Colucci, che è un grandissimo personaggio che fa in diverse interprete grandissimi personaggi della musica italiana. Venerdì sera avremo la serata per i giovani, avremo Bruno Power a Sanfre. E sabato sera avremo un grandissimo gruppo, un quartet pop di Bra, che si chiama di Four Emotion. E domenica sera avremo Michael, che concluderà appunto la nostra festa. Allora, voi amici che ci state seguendo in replica ed è domenica per voi, questa sera mi raccomando, anzi andate già adesso dopo pranzo al pomeriggio a fare un giro a Sanfre, sto parlando come se fosse domenica, e alla sera dopo il mercatino, dopo le auto d'epoca, godrete lo spettacolo di Michael Capuano, ma soprattutto i fuochi d'artificio. Quindi vedi che abbiamo già mandato un messaggio perché siamo sempre più avanti. È vero, te l'ho detto prima che siete avanti. Sono ragazzi simpaticissimi, ho detto ragazzi perché devo farmi perdonare già la gaffe, mio marito già mi ha dato delle vecchie, tutti ragazzi, giovani, belli, bravi, volenterosi, tutti i compaesani sono in forma e allora per chi non lo sapesse a Sanfre ci sono le risaie, andate a tastare come si dice in italiano e non rimarrete delusi. Bravi, con un sorriso direi. Perché il riso abbonda non soltanto sulla bocca degli stolti, ma solo sulla bocca di chi vuole divertirsi. E a Sanfre ci si diverte. Grazie Presidente Beppe, grazie Mattia. Grazie mille, anche a te Pino Miller, che venerdì sera siete venuti a fare una serata bellissima. Grazie. Grazie a voi, viva Sanfre! Daniele, ci pensi tu? Siamo a posto, c'è Bruno che suggerisce. E per Lucetto c'è il maestro di ballo, ragazzi, niente poco di meno che il maestro di ballo. Emanuele. Lui è abituato a ballare, quindi è agile, è da tenandi. Ok. L'abbiamo visto prima mentre ballava. Allora, il gioco è sempre quello, ma l'allegria
si scatenerà solo alla fine della trasmissione, quando vi inviteremo a rimanere con noi, perché Cocò ci farà divertire con un super trenino per salutarci e darci l'appuntamento martedì prossimo. Allora, detto ciò, il tempo tecnico è trascorso, siamo pronti per partire con il primo motivo: silenzio e concentrazione. Come quanti i capelli della bionda. Si è ripreso,
Ah, hai visto proprio queste specialità? Dicevo, anche se 2 su 3 la coppa è già vostra, ne facciamo ancora una per divertirci. Dai, Cocò, ancora una, vediamo se le donne sono sempre più scatenate o se salviamo l'onore in un certo rondissone. Dai, facciamo l'ultimo. Non vorrei più partire. Dove vai? Che lo parla, sindaco? Sindaco. Il ginocchio da lei. È arrivato Robisone. È bello che l'ho cantata. Ogni volta. Robisone, che... devi capire che il sindaco è un gentiluomo, quindi lui si ginocchia davanti a lui. No, lui è un moderno, queste canzoni qui. Che... quando c'era questa canzone qui il sindaco non era ancora nato. Neanch'io. Cosa dice Robisone? Non lo facciamo dire dal presidente Bruno? Ogni volta. Cosa? Ogni volta. Come torni? Bravo Rodissone, la cantiamo insieme? Grazie.